Compare orgoglioso il primo cittadino di Agugliaro, Roberto Andriolo, nel raccontare la nuova struttura che prenderà vita a breve nel paese di Agugliaro. L'opera viene finanziata per l'importo di 1 milione di euro grazie ad un ingente contributo ministeriale all'interno del programma 6.000 campanili, mentre la restante somma verrà adempita attraverso i fondi propri dell'amministrazione. Un edificio moderno e ricco di aspettative, quello che sorgerà in zona centrale del paese, nelle immediate vicinanze della scuola primaria, presso l'area degli ex impianti sportivi, con il nobile fine di dare una svolta all'organizzazione e modus operandi sia civile che culturale della comunità. Un'opera di 1.400 metri quadri, dei quali ben 700 coperti e ripartiti in 350 metri quadri dedicati alla sala congressi e alle rappresentazioni teatrali, 200 metri quadri per stanze e locali polifunzionali ed altri 150 metri quadri dedicati a magazzini ed ambienti di servizio. L'obiettivo è quello di raggiungere una dinamica gestione delle varie attività da parte della Proloco ed associazione di volontariato locale, nonché di divenire un punto di riferimento per iniziative di tipo culturali, scolastico e sportivo. Il piano 6.000 campanili è partito con il decreto del fare che ha destinato 100 milioni di euro ai comuni sotto i 5.000 abitanti per costruire infrastrutture, ristrutturare edifici pubblici e costruirne di nuovi, realizzare reti telematiche e quindi mettere in sicurezza il territorio. Le risorse sono state assegnate a 115 progetti attraverso una click day avvenuto il 24 ottobre 2013, dopo il quale è stata redatta una graduatoria dove anche il comune di Agugliaro è comparso tra i beneficiari del progetto. I lavori attualmente in fase iniziale prevedono il compimento dell'opera entro l'anno in corso. Siamo stati, dico anche fortunati, però con grande impegno per ottenere 1 milione di euro per iniziare quasi completamente il progetto del nostro padiglione polifunzionale che sorgerà dietro le scuole elementari e che a nostro avviso sarà veramente un nuovo punto di partenza per un cambiamento globale della vita del nostro comune. Giancarlo Zaffanella, nato nel 1953 a Montagnana, da sempre esperto di problematiche naturalistico-archeologiche con un focus concentrato nel settore pre-protostorico, con molte partecipazioni durante gli scavi condotti alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, si rivela essere anche un artista tutto tondo, con grande manualità sia nel dipingere che nel produrre sculture. Fondatore negli anni 90 dell'Istituto di Ricerche Mediterranee Atlantis, con significativissimi risultati in Grecia, Turchia, Egitto ed Oriente, oggi trae indubbiamente spunto e ardore nel creare i propri manufatti artistici. L'artista Zaffanella non percorre nessuna corrente, possiede piuttosto un personalissimo stile dove la manualità e i colori accesi la fanno da padrone, dove l'artista è sia custode di un background da archeologo che divulgatore di ciò che la terra e la natura ha restituito. Mito, divinità, tragedia, volti, corpi femminili ed animali rimbalzano nell'espressione artistica di questo autore, che ha lasciato tracce in diversi palazzi di Montagnana. Niente in confronto a chi ha avuto invece la fortuna di entrare nel suo laboratorio creativo, un lungo corridoio fitto di opere d'arte appese ai muri e di sculture che rimandano al mito delle origini, con giochi di luce ed ombre, dei toni netti e vividi per figure senza tempo, antropomorfe. Anche librerie e una moltitudine di colori. Casualmente ho iniziato a occuparmi di cose artistiche sull'onda di un convegno che è stato fatto a 90 a Poiana sugli animali sacri nell'antico Egitto. E ho iniziato da lì con delle terracotte, esponendo a Villa Poiana in un paio di sale terracotte sulle divinità zoantropomorfe dell'antico Egitto, mentre la mostra archeologica era stata fatta in municipio a 90 Vicentina. E dopo da lì praticamente ho iniziato a produrre anche dei bronzi e poi iniziato a disegnare con il carboncino specialmente, perché tutti i disegni miei
sono tutti fatti a carboncino e dopo lavorati con i colori, insomma. E io ho iniziato soprattutto, non volevo utilizzare i soliti metodi che adoperano tutti i pittori, cioè olio, acquarelli, altre tecniche, tempere, acrilici, eccetera. E ho cercato, siccome sono naturalista, sono archeologo, quindi ho cercato dei materiali più possibile naturali, quindi le terre, quindi gli ossidi, queste cose qui, che dopo sono fissati sulla tela con della resina. Gianluca Sella, artisticamente conosciuto con il nome di Gianci, è un promettente e brillante cantautore della musica pop dance italiana ed internazionale di Novente Vicentina. Fin dalla tenera età ha manifestato la sua grande passione in combinata ad un singolare talento per la musica, iniziando a cimentarsi con la tromba e successivamente imbracciando la chitarra acustica. Ha frequentato successivamente la prima scuola comunale di musica, sino a dirigere dal 2010 il coro giovani nella parrocchia della paese natio. Tra il 2011 e il 2013 Gianci mette a disposizione le sue competenze e abilità musicali a favore della locale Fondazione Stefani Onlus, presso la quale dirige e conduce un laboratorio di musicoterapia. Il vero debutto arriva invece nel 2012, anno in cui promuove e organizza uno spettacolo di beneficenza devoluto alla Fondazione Stefani, durante il quale si esibisce in un concerto accompagnato dalla sua band Flying Notes. Nel medesimo anno partecipa al concorso musicale online Una canzone in cui credere, prodotto da Radio Vicenza Giovani, nel quale si classifica tra i 14 finalisti con la canzone Sparks, di cui è coautore e compositore. È invece il 2014 quando gli viene proposto di promuovere e organizzare il progetto Your Note, concorso canoro rivolto ai giovani, di cui Gianci diviene produttore e regista, autore e interprete della canzone Your Note, che ha creato ad hoc per l'evento. La sigla dello show diviene una boom che raggiunge le 1500 visualizzazioni sul canale YouTube nell'arco della sola prima settimana d'uscita. Sempre nel 2014 Gianci realizza un nuovo progetto media nato sul web Radio 90, con la collaborazione e il supporto di uno staff di tecnici di altissimo profilo e speakers scatenati. Una diecina le rubriche che ogni giorno si alternano nel palinsesto di Radio 90, un fiore all'occhiello per Gianci, il quale ha contribuito alla nascita di ogni singolo format e che rimane immancabilmente ospite alla rubrica per eccellenza Osteria Borlotti, luogo di ritrovo per tutto lo staff dell'ormai avviata radio, dove a buona musica si accompagna il convivio di una sana ed alterata bettola. Con il 2016 Gianci è ospite presso gli studi televisivi dell'emittente regionale 7 Gold Telepadova nel corso del programma 7 in punto, dove si lascia riprendere dall'occhio elettronico delle telecamere nella sua personale performance Sparks, di cui è autore e compositore. Nel mese di febbraio invece propone il suo ultimo video, la cover I'm Walking Away, nella salotto televisivo ore 12 dell'emittente lombarda Cremona 1, mentre a breve il medesimo videoclip entrerà in rotazione giornaliera sull'emittente noventana Televeneto.